L'Udinese ha poche idee ben confuse. Il suo reparto difensivo conferma la scarsa affidabilità, come quello offensivo la cronica sterilità. L'Avellino invece squadra quadrata, solida, disposta in maniera ordinata, che sviluppa manovre essenziali e non si lascia sfuggire le occasioni propizie. La formazione di Vinicio merita quindi ampiamente il successo, mentre per i friulani di Ferrari è già tempo di ripensamenti. Le assenze di Muraro e Tesser costituiscono un attenuante, ma non un alibi. Anche l'Avellino infatti è stato costretto a rinunciare a Juari, ma Tagliaferri, sostituto del brasiliano, e Chimenti, l'unica vera punta degli Irpini, hanno fatto la loro parte realizzando l'1-2 che ha messo KO i friulani. Il primo gol al 22esimo, centro di Rossi dalla destra, la difesa bianconera appare sbilanciata, Chimenti colpisce al volo, la sfera carambola su Della Corna e finisce in rete. Un tuffo nel fango di Vritz sul centro di Orlando è quanto riescono a imbastire i friulani prima del raddoppio dell'Avellino che giunge al 32esimo. Rossi, ancora lui, serve una palla filtrante a Tagliaferri che si disimpegna bene e da 7-8 metri fuori dall'area dell'Udinese lascia partire una gran botta che uccella Della Corna. Prima dello scadere del tempo due occasioni per i friulani, al 41esimo un colpo di testa di Cinello su angolo di Causio e al 45esimo un'incornata di Gerolin consente a Tacconi, superba la sua prestazione, di strappare applausi. Nella ripresa Ferrari inserisce Miano al posto di Pancheri e al 7° De Agostini per Orazzi, toccato duro da Vignola. L'Udinese preme generosamente ma in maniera confusa. Anche il barone Causio perde il self-control, rifiuta di battere una punizione perché la barriera avversaria è troppo vicina e Benedetti lo ammonisce. In fase di recupero comunque i friulani riducono le distanze con quella che appare al momento attuale l'unica soluzione tattica praticabile dall'Udinese. Centro di Causio, testa di Gerolin e palla in rete.